cari codisti, vediamo il Giorgio Carletti, sta facendo la telecronaca. Gara 1 Quizuno, gara 2 Quizuno. Sono partiti, vediamo, grande Nicola. Arrivati. Vediamo Nicola, Marco Vista. Ecco. Neri, quarto posto. Vediamo Martinis che sta attaccando e adesso vediamo il salto della casetta. Questo Nicola Montalbini è l'unico salto, è l'unico pilota che chiude, guardatelo, spettacolare, è andato 20 metri. Questo ragazzo ha vinto l'Europeo settimana scorsa, vittoria di giornata, primo posto, secondo posto, gara 1, gara 2 dell'Europeo, torna qua in Italia, sempre cordialissimo, sempre pronto per tutti. E quando c'è da dare gas, quando c'è da dimostrare la tecnica, l'avete visto, un salto 20 metri. È l'unico pilota con il quad che chiuda quel salto non dà scampo, o lo chiudi o vai all'ospedale, infatti ci vuole una sicurezza per affrontarlo, un salto della casetta di Odo veramente spettacolare. Vi ricordiamo che non siamo nelle Marche, vi ricordiamo che siamo in Lombardia e certo Nicola non è un grande conoscitore di questa pista, è venuto a provarla ovviamente qualche volta, ma sta dimostrando tutta la sua classe. Ovviamente ciò non toglie nulla a Martin Liska con la Yamaha RZ fatta dal team RZ, ma del pilota, non è la Yamaha del Giova, è una moto identica che il team RZ ha costruito per Martin Liska, un pilota della Repubblica Ceca, veramente uno dei migliori d'Europa. Lo vediamo. Tecnica spettacolare, aggressività e pulizia da parte di Nicola, poca pulizia, molta aggressività da parte di Marti. Vediamo Beto, Yamaha, Tinquadi. Vediamo Massimo Neri, lo Spider-Man in quinta posizione, avete visto Nicola, spettacolare, non ce n'è, lo chiude lui e basta. Solo lì sono 20 metri, ragazzi. Ed ecco il grande Paris Verdiana. Spinti in esterno. Poi, ragazzi, Neri terzo, Spinti quarto. Verdiana. In gara 1 Spinti ha tirato un cioccone pazzesco. Cerchiamo di... Siamo Nicola tutti in esterno sul parabolicone, Martin anch'esso tutto in esterno. Cazzo, Neri non molla, Neri non molla. Su, vabbè, su quel salto là. E anche Neri vola e ha chiuso anche questo, Liska l'ho più quasi chiuso. Mamma mia, Neri ha momenti, grande entrata di Liska, i ragazzi stanno tirando. C'è Neri che sta attaccando Beto per la peppa, grande Neri. Neri schietto, Luca Beto del Team Quanti sta tenendo Martin Liska, veramente Speedy sta allungando sul gruppo la sua occasione, la sua manche. Vi ricordiamo che Spider non ha un gran motore, corre con un Suzuki e ovviamente se ha davanti dei piloti è difficile che riesca ad andare via sul rettilineo. Se è da solo riesce a sviluppare i tempi, signori, dominio di Nicola Montalbini come sempre, mentre sta giocando lo vediamo allungare con una grande sicurezza. Bella la lotta, se Massimo tiene, tra lui e Beto. Grande azione di Spider-Man, vediamo veramente aggredire forte.
Martellista ci sta tentando, ma sinceramente Nicola, vittorio italiano, veramente una grande dimostrazione di classe, una grande dimostrazione di tecnica, perfetto. Ha mollato, ha sganciato i roller. Siamo Beto, ragazzi, sta tenendo Martin Neri, grandiosa prestazione, tiene la posizione, ricordiamo la Pulse 1. Ecco Speedy che arriva, saltone, vediamo. Ecco il nostro Merico Ventura, 34, partito un po' dietro, ma sta lottando, grande controllo l'Amerigo, eh. E vediamo di tempo, vediamo verso fine gara, sui salti veramente stile. Si sta tenendo, cerchiamo Nicola, eccolo. Nicola veramente allungato. Neri consolida la sua quarta posizione, spettacolare salto di Nicola Montalbini. Pulizia, aggressività, traiettoria. Martin Pesca, Beto, pulito Beto. È il nostro Neri che arriva e sta tenendo, signori. Vi ricordiamo che davanti a Massimo Neri, comunque un pilota non professionista, c'è Nicola Montalbini, campione vincitore dell'ultima manche del campionato europeo, dominatore dell'italiano, signor Martin Lisca, uno dei più forti piloti d'Europa. Beto, tutti professionisti. Dopo Massimo Neri, Agostini che sta lottando. Ed ecco il nostro Amerigo che ha preso il gruppo e tira avanti. Madonna Marina, da ora Amerigo. Ragazzi, questo ragazzo aveva 4 secondi il giro prima da quel gruppo qua. Vediamo un pilota che è andato nell'erba. È difficile sorpassare, ragazzi, è veramente difficile. Grande rimonta di Amerigo, ci chiediamo scusa per aver abbandonato Nicola Montalbini, la sua gara in solitaria. Guardate quanto Amerigo riesce in quell'allungo, fa veramente paura, ve lo dico come pilota, dare gas in quella discesa. Sorpresi, visti, salutati. Sentiamo il motore di Nicola che arriva, ecco lo Nicola. Spettacolare Nicola, grande Paris, Silvestro Paris, guardatelo cosa raccorda, grande moto, grande Nicola. Massimo Neri, gara falsata per la partenza in coda di Amerigo Ventura, guardatelo,
hai gelato 5 secondi a metà pista al gruppetto che ha superato. Senza problemi, se il passo potete, l'inseguimento si lancia, l'inseguimento di un passo. Il vecchio Speedy ha ceduto una posizione. Ed eccolo qua Americo, giovane promessa italiana, veramente un ragazzo di una modestia impressionante. Ogni tanto esce un po' fuori pista, ma per Diana ragazzi il gas ce lo dà veramente. Figlio d'arte, figlio di Ciclo Quadri, il manager di Quadri. Possiamo finalmente dire che non solo Andrea Cesari, ma un'altra giovane promessa ormai affermata è sicuramente Averigo Ventura. Direi che Mattia Terracco non sia più da annoverare nelle promesse, ma nella realtà un pilota che fa il podio all'europeo. No, non lo riteniamo una promessa, lo riteniamo una realtà italiana, una realtà europea. E poi il Toro italiano, signore, non ci sono parole, semplice dominio dietro il voto assoluto. Non c'è Emanuele Giovanelli. In arrivo l'onesto Marco Miglia con la moto del giovane. Veto, veramente aggressivo, sta migliorando molto i mezzi di quasi. E adesso vediamo l'Americo Ventura se è riuscito. È riuscito, sta andando a prendere Speedy e sta andando a prendere l'altro pilota davanti a Speedy che è alla quinta posizione. Il direttore di gara non ha ancora dato i due giri, per cui c'è tempo. Ecco Massimo Neri, passaggio tranquillo. Ragazzi, Massimo ha fatto veramente, ha messo un buon gap, Massimo in quarta posizione. Signori, sono 11 minuti, ripartiamo con una nuova telecronica per evitare file eccessivamente pesanti. Dal Fero, quadisti.it, gara 1, prima parte, gara 2, Quicksuno, prima parte, plus.